Ciao, benvenuto a questa nuova puntata degli approfondimenti. Oggi vorrei parlarti di autocompassione. Abbiamo già parlato di compassione e di quanto questo sentimento così importante contraddistingua una persona che ha imparato a conoscere se stessa. E oggi vorrei parlarti ancora di compassione, ma di quando questo sentimento così importante è rivolto primariamente a noi stessi. Vedi, molto spesso tendiamo a giudicarci, permettiamo alla nostra mente di dirci che costantemente sbagliamo, che avremmo potuto fare, che dovremmo fare. Costantemente ci pungoliamo, andiamo a farci soffrire, costringendoci nella sofferenza, costringendoci nel senso di inferiorità, costringendoci a percepirci come inadeguati. Molto spesso tendiamo a vedere i nostri fallimenti come causati da noi stessi, da quello che abbiamo o non abbiamo fatto, spesso senza tenere in considerazione anche tutti gli altri fattori, quelli intorno a noi, delle situazioni ambientali o anche quelli relativi alla nostra crescita, a quello che magari ancora non avevamo sviluppato, oppure a quella che è la nostra storia. Semplicemente ci condanniamo, paragonandoci molto spesso di più agli altri che hanno avuto più successo di noi. Ecco, vorrei invece proporti di sviluppare questa forma diversa di atteggiamento verso noi stessi, questa forma diversa che invece è contraddistinta proprio dall'autocompassione, dal riuscire a entrare in contatto con noi stessi, riuscire ad entrare in contatto anche col nostro dolore, con la nostra sensazione di vergogna, di inadeguatezza, di incapacità, ma riuscire ad entrare in contatto con questi stati interni con consapevolezza, con presenza, sviluppando quello che in altre tradizioni è stato sempre chiamato come il testimone, che semplicemente osserva ciò che accade dentro di noi. E osservando queste miserie, questi dolori, queste visioni spesso contorte, disturbate di noi stessi, riuscire invece ad amarci, a volerci bene, a rispettarci, a riconoscere che siamo persone, siamo esseri umani, come tanti, all'interno di un percorso evolutivo, di crescita, personale sì, ma collettivo, condiviso con tutti gli altri. Siamo tutti in cammino, tutti facciamo errori, tutti sbagliamo, tutti siamo chiamati ad apprendere da quegli stessi errori, a rialzarci, a ripartire, a impegnarci giorno dopo giorno per migliorare la nostra vita, per migliorare la vita degli altri, per essere una parte importante, sana, forte della nostra società. La società ci dà tutto, ci dà i vestiti, ci dà da mangiare, ci dà un'istruzione, e allora noi dobbiamo poter restituire questo. Ma come possiamo farlo se non riusciamo neanche a provare un po' di amore per noi stessi? Allora ecco che la compassione verso di noi, l'autocompassione, diventa molto importante. Imparare ad amarci, imparare a volerci bene, imparare a rispettarci, imparare a stare piacevolmente, serenamente con noi stessi. Sono tutte attitudini fondamentali che siamo chiamati a sviluppare nella vita per riuscire davvero a vivere una vita per cui valga la pena vivere. Vedi, la vita è breve, gli anni passano velocemente e sono più i tempi che passiamo a condannarci, a dirci che non andiamo bene, che non siamo abbastanza o che dovremmo fare di più, rispetto a quelli in cui riusciamo semplicemente ad amarci, a volerci bene, a rispettarci, a congratularci con noi stessi. Certo, alle volte sbagliamo, alle volte siamo pigri, alle volte è vero,
A volte è vero che magari possiamo dare di più, ma molto più spesso quello che accade in noi è una condanna costante. Allora, come possiamo sviluppare autocompassione? Ma allora, la prima questione fondamentale, questo vale anche per la compassione, come appunto già approfondita in altri video, è quella di imparare a stare con noi stessi, imparare a conoscerci, imparare a volerci bene. E quando riusciamo a fare questo, quel bene che riusciamo a provare è contagioso, va a contaminare anche le nostre relazioni. Allora, imparando a provare compassione per noi stessi, naturalmente proviamo compassione per gli altri, perché in noi cresce la facoltà di provare compassione. Viceversa, se continuiamo ad alimentare il giudizio verso gli altri, aumenteremo quello verso noi stessi, e quello verso noi stessi aumenterà quello verso gli altri. Ecco, nostro compito è quello di cambiare questo atteggiamento e riuscire a sviluppare davvero sempre di più quella forma di amore, di partecipazione, di condivisione, di accettazione. Quella massima espressione dei valori umani più profondi dell'uomo. Quella massima espressione di vicinanza, di amore veramente profondo per l'altro, ma di un amore, ecco, che non è solamente una frase, che non è solamente un'idea buonistica, ma di un amore fatto di ascolto, fatto di presenza, fatto di impegno verso gli altri e verso noi stessi. Quindi, per aumentare questa forma bellissima di autocompassione, impara ad ascoltarti, impara a stare con te stesso, dedicati del tempo strutturato, contemplativo, per stare davanti alla natura, per meditare, per fare cose che servono a te, a stare bene con te stesso, studiare, approfondire, impara a volerti bene, a fare cose che ti fanno stare bene. E questo è un atto che solo apparentemente può risultare egoistico, perché in realtà sottintende una profonda verità, che se per primi riusciamo a prenderci cura di noi stessi, ad amarci, a rispettarci, naturalmente rispetteremo gli altri. Chi non rispetta gli altri non rispetta se stesso, ma se noi riusciamo a provare compassione per noi stessi, a volerci bene, allora naturalmente, come ti dicevo, riusciremo davvero ad amare e a essere partecipi nella vita degli altri. Per cui ecco, il miglior suggerimento che ti posso dare è questo, quello di riuscire a sviluppare in te questa attitudine. Vedi, noi impariamo la capacità di entrare in connessione con noi stessi fin da bambini, quando gli altri, i genitori, le persone che ci stanno vicino ci guardano, ci ascoltano, sono presenti a noi oppure no. E questo non essere a volte in grado di essere presenti ai propri figli nasce da molti motivi, nasce dalla storia dei nostri genitori, nasce da quello che hanno vissuto, magari anche nei momenti in cui noi siamo nati e cresciuti. E allora non sempre abbiamo ricevuto quelle attenzioni, quella presenza, quell'amore consapevole, presente, consapevole, che semplicemente per una forma proprio naturale, anche di empatia, ci permette di sviluppare quelle che sono attitudini di ascolto, di presenza consapevole verso noi stessi e quindi poi anche di autoregolazione. Quando questo non accade da bambini, spesso ci troviamo poi da adulti a far fatica ad entrare in connessione con l'altro, ad entrare in uno stato di maggior connessione. Allora ecco che dobbiamo impegnarci, dobbiamo imparare a sviluppare, prima di tutto, come ti dicevo, quell'amore di noi stessi, quel volerci bene, quell'essere amici di noi stessi, anziché di continuare a pungolarci e a spingerci a dover fare sempre di più. Per cui, ecco, impara l'autocompassione, lavora su questo sentimento, medita profondamente su questa grande, profonda, importante attitudine che noi tutti possiamo sviluppare. Perché più riuscirai appunto a volerti bene in questo senso, più davvero riuscirai a voler bene e ad amare tutti gli altri.